Sei soddisfatto ora? Non ti bastava la mia azienda. Volevi anche mia moglie. Oh no, Brooke ti ha lasciato. Vuole divorziare da me. Mi dispiace, Bill. Sì, anche a me. Davvero ti sorprendi che Brooke non voglia più essere la moglie di un piromane che prende a pugni il Sei stato figlio? picchiato, te lo meritavi. Smettila di piangere e va Non oltre. penso, le azioni portano a delle conseguenze. Parole più vere non potevi dirle, moralista figlio di puttana. Conseguenze che tu non puoi neanche immaginare. Oh, Bill, ti prego, non farlo, ti Sei prego, tutto no. quello che disprezzo. Oh, tu disprezzi la verità. Disprezzo l'ipocrisia. Un ricattatore che si nasconde sotto un'apparente onestà e integrità e verità. E non capisce che la famiglia è al primo posto. Ok, adesso vuoi colpirmi? No, i lividi se ne vanno. Preferisco che i danni siano permanenti. Oh, Bill, non dici sul Oh, serio. sì, invece. Ho perso Brooke. Dopo anni di lotte per stare con lei, adesso se n'è andata. Ti ritengo responsabile. Do la colpa a te, Liam. La colpa è solo tua. Perché non provi a cambiare? Eccolo. Il predicatore Liam. Alleluia! Il sermone di oggi parla del cambiamento. Beh, ci saranno presto dei cambiamenti. Cambiamenti che ti riguardano. Pensi che aver dato fuoco a un edificio pieno di ratti fosse brutto? Beh, ci ripenserai, perché la tua vita sta per andare in fiamme.